Who you gonna call? Sono passati 25 anni da quando i Ghostbusters hanno calcato per la prima volta le scene di Hollywood ed un'altra ventina da quando le hanno lasciate per non farvi più ritorno. Eppure, lo script del mai realizzato terzo film era già abbozzato nella fervida immaginazione di Dan Aykroyd ed Harold Ramis. Un vero e proprio sogno nel cassetto, che è tornato a galla quando Terminal Reality ha dimostrato di avere a disposizione le risorse per portarlo alla luce in forma di videogame. Il risultato di questa collaborazione è un action in terza persona divertente e caratterizzato da meccaniche interessanti. Seppur non esente da difetti e leggerezze, il titolo riesce a riprodurre perfettamente le atmosfere che gli appassionati amano e ad intrattenere in maniera sincera e piacevole. È il 1991 e gli accappafantasmi sono nel fiore della loro attività. Famosi, rispettati, talvolta temuti. Gli affari vanno così bene che possono permettersi addirittura un nuovo cadetto, che oltre a dare manforte, faccia da cavia per le pericolosissime invenzioni del dottor Spengler. Camminare per il quartier generale nei panni di un novellino fa senza dubbio un certo effetto, ed i fan della serie potranno divertirsi a trovare il gadget più simpatico, dal quadro di Vigo alle assurde telefonate di Janine. L'arco narrativo che si snoda attraverso cutscene dialogiche realizzate con la grafica di gioco e qualche sequenza in full motion video si presta abbondantemente alla citazione e al gioco delle comparse. Per quanto la qualità della storia non sia eccellente e la maggior parte delle battute siano decisamente telefonate, non potrete fare a meno di sorridere alle galanterie di Venkman e al delirio parascientifico dell'intramontabile Egon. L'azione prende il via quasi immediatamente, con la fuga di Slimer che oltre a dare il là a tutta la vicenda fa anche da tutorial, con brevi messaggi a schermo che agevolano l'apprendimento. La cattura dei fantasmi è stata riprodotta miscelando le giuste dosi di rispetto nei confronti di quanto visto al cinema e quel po' di fantasia necessaria a rendere il tutto divertente. Attivato lo zaino protonico, occorrerà prima di tutto mantenere il flusso il più possibile fisso sul fantasma, andando così ad indebolire le sue difese, rappresentate da una barra circolare attorno al mirino. Una volta completato questo passaggio, occorrerà impostare il flusso in modalità cattura con la pressione del dorsale sinistro. Mantenendo il fantasma nel lazzo energetico così creato, si andrà a riempire una barra segmentata, che corrisponderà all'energia con la quale sarà possibile scagliare il fantasma contro le pareti per intontirlo. Una volta ammorbidito a sufficienza, esso andrà posto sopra il raggio di una trappola e mantenuto a fatica nel cono di luce fino al completo assorbimento. Per quanto non cambi mai nella sostanza, questa meccanica si rivela sempre molto appagante e divertente. L'azione si snoda attraverso una buona miscela di ambientazioni tipiche dei film, ed altre introdotte ex novo, sempre con grande rispetto per la tipica ambientazione newyorkese. L'incedere è assolutamente lineare. Complice la presenza degli altri personaggi del quartetto a darci manforte, il percorso da seguire è sempre uno ed uno soltanto, ed il passaggio da una sequenza d'azione all'altra è sottolineato da script che si ripetono ad ogni playthrough. Fortunatamente a non mancare la varietà, sia per quanto riguarda le ambientazioni, sia i molti nemici che costellano l'avventura. Le prime spaziano da presenze obbligate come l'Hotel Sedgwick e la Biblioteca Civica ad altre più fantasiose, come il Museo della Storia ed addirittura una dimensione parallela. Questi setting si alternano con grande rapidità, presentando a volte situazioni di gioco davvero originali, come il giro per le strade di New York a seguito della Ecto 1 con un'enorme trappola montata sul tetto. Anche i nemici si dividono equamente tra classici e novità. Si passa quindi dall'immancabile Slimer a Stay Puft, senza dimenticare la Grey Lady, mentre sul fronte novità abbiamo una lunga serie di spiriti mai incontrati prima. Da non dimenticare è anche l'Enciclopedia dei Fantasmi, aggiornabile tramite la scansione che si può effettuare con il rivelatore fornitoci da Egon. I combattimenti si dividono tra incontri standard ed occasionali boss fight, tutti da completare seguendo precisi pattern di attacchi, mai comunque troppo complicati. È interessante sottolineare il fatto che la cattura non sia sempre l'unica soluzione. Alcuni spiriti possono essere letteralmente eliminati, ed è qui che entrano in gioco le modalità di fuoco alternative. Sviluppate nel corso dell'avventura da Egon, esse si rendono via via disponibili, arrivando al roster completo solo a circa metà gioco. Oltre al flusso protonico standard, avremo a disposizione un emettitore di particelle simile ad un fucile a pompa affiancato da un raggio congelante, lo sparamelma visto nel secondo film, ed una specie di mitragliatore d'energia. Nessuna delle modalità di fuoco prevede munizioni, ma lo zaino si surriscalda, rendendo necessario un raffreddamento manuale con il dorsale destro, che interrompe per qualche secondo il flusso energetico. Esiste inoltre un comparto upgrade, che sfruttando i soldi guadagnati con la cattura di ogni fantasma, permetterà di aggiungere nuove features, come la cattura al volo dei fantasmi, oppure aumentare certe caratteristiche, come la presenza di flussi.
È un peccato in questo senso che alcune modalità di fuoco davvero originali vengano sfruttate poco nel gameplay, riducendo l'utilizzo al flusso protonico standard per la maggior parte del tempo. L'esempio perfetto è lo sparamelma, il cui fuoco secondario emette un filamento le cui estremità possono essere collegate a qualunque oggetto, che sfruttando l'ottimo motore fisico del gioco reagirà di conseguenza. Tale geniale introduzione è sfruttata solo in un paio di sequenze, un vero spreco per un'idea tanto brillante e ben realizzata. A parte la linearità e la ripetitività nelle meccaniche di combattimento, vi sono anche alcune leggerezze a livello di bilanciamento del gameplay, che abbassano la qualità media dell'intrattenimento. È il caso del bilanciamento del livello di difficoltà, che altera una generale spiccata permissività ad impennate improvvise, con momenti in cui il fuoco nemico piove da tutte le parti, e complici movimenti impacciati del protagonista uniti da un'intelligenza artificiale amica non eccezionale, ci si ritrova spesso a rianimare di continuo i compagni. Questa rapida operazione, possibile tramite il tasto X, fa sì che nel gioco il game over avvenga solo qualora tutti i personaggi rimangano incapacitati, dato che i nostri compagni possono a loro volta rianimarci. Nonostante ciò, alcune sequenze mal calibrate metteranno in luce le routine amiche non ottimali, costringendo a diversi reload sulla stessa sequenza. Tolte queste imprecisioni, la campagna singolo giocatore saprà intrattenere per 7-8 ore grazie all'ottima varietà di situazioni ed ambienti ben caratterizzati, oltre ovviamente allo spirito dei film, perfettamente riprodotto seppur non senza un citazionismo a volte esasperato. Terminata la campagna, che data la linearità non presenta un fattore rigiocabilità elevato, rimane un'estesa componente multiplayer cooperativo, che permette a 4 giocatori di indossare i panni degli acchiappafantasmi originali e catturare fantasmi a go-go in aree appositamente disegnate. 6 sono le modalità, tra cui spiccano ladri, in cui occorre difendere degli artefatti dalle mani lunghe dei fantasmi, e sopravvivenza, assimilabile alla modalità horda di Gears of War 2. Alcuni sporadici episodi di lag tendono ad affliggere alcune partite, ma nulla di troppo grave. Nel complesso, le modalità saranno in grado di tenere impegnati gli appassionati per un quantitativo di ore senza dubbio ottimo, magari pari a quello della campagna singolo giocatore. Tecnicamente, Ghostbusters basa le sue fondamenta sull'Infernal Engine, che fa della palette di colori accesa e dell'ottima interazione con l'ambiente i suoi punti di forza. Distruttibilità quasi assoluta e fisica convincente rendono gli scontri molto caotici. Peccato che in alcuni momenti il frame rate ceda notevolmente. La modellazione poligonale è buona sugli elementi principali, quali gli zaini ed i personaggi, mentre si dimostra un po' più spoglia per gli elementi di contorno, soprattutto nelle sequenze in esterni. Stesso discorso per le texture, che alternano buone rese ad altre decisamente più fittizie ed in bassa definizione. Nel complesso il look in generale è ispirato quanto a design e direzione artistica, ottima ad esempio la scelta di eliminare l'HUD e di porre gli indicatori sullo zaino, ma non molto ben rifinito tecnicamente. È un peccato che la versione PlayStation 3 vada a risoluzione ridotta, nello specifico 960x540, rovinando ulteriormente la definizione generale. Solo discreto il comparto audio, che alle tracce tipiche del film affianca un'equalizzazione non ottimale. I Ghostbusters sono tornati con stile e la loro nuova avventura non lesina divertimento ed ottimi déjà vu. Meccaniche originali ed una buona varietà di situazioni ed ambienti mantengono alto l'interesse sulla base di una longevità adatta al genere. È un peccato che l'eccessiva linearità non giustifichi altre partite e che diverse leggerezze a livello di bilanciamento e gameplay non permettano alla produzione di alzarsi sopra la media. Consigliatissimo comunque a tutti gli appassionati del film che abbiano voglia di un action leggero e spensierato, ed in generale a tutti coloro che desiderano un'avventura da affrontare senza troppi pensieri e col sorriso sempre sulle labbra. L'abbiamo neutronizzata. È avvenuta una totale inversione di particella. Anche stavolta venimmo, vedemmo e senza indugio la fottemmo.